volevo dire. Grazie di tutto, di cuore, veramente, non ci sono altre parole, non riesco. Grazie. Sindaco, vuoi dire qualcosa? Diciamo che ci sono dei momenti in cui le parole, i ringraziamenti detti non bastano più, e quindi si cerca il modo di trovare altri gesti, altre modalità per ringraziare tutti dell'operato che state portando avanti in prima linea, e questo è un piccolo modo, per dirvi ancora grazie. Ce ne saranno sicuramente tanti altri, perché lo sentiamo dal cuore, ci viene dentro dal cuore, e anche noi abbiamo davvero bisogno di dirvi grazie in tutti i modi. Teniamo duro, perché ci stiamo occupando dei nostri cittadini nel migliore dei modi, e sicuramente questo modalità di lavoro viene dentro dalle vostre professionalità, dalle professionalità di tutti gli uomini e le donne in divisa, ma viene dentro soprattutto dal fatto che siamo uomini e donne in prima linea, e l'orgoglio in questo caso sta venendo fuori tutto quello che possiamo dare per la nostra gente, e questo è l'importante, credo. Grazie davvero di cuore, e abbiamo recuperato altro materiale, tutto quello che possiamo recuperare, e grazie anche veramente alla gente che in questo momento sta facendo venire fuori tutta la solidarietà, tutta la carità che può avere, sta donando qualsiasi cosa, proprio perché in questo momento viene fuori l'orgoglio del popolo italiano che vuole risorgere, vuole tornare a sorridere, e anche noi torneremo sicuramente a stringerci la mano prima di tutto, ad abbracciarci e a sorridere. Grazie di cuore a tutti. C'è qualche donato? No? C'è qualche donato? C'è qualche donato? Liberi, siamo in un momento dove c'è sicuramente bisogno di stringersi insieme, e dove non arrivano gli abbracci arrivano ovviamente magari qualche pensiero importante, quindi liberi davvero. Come volete, io non ho parole oggi. Strano ma vero. Direttore, hai visto?